Anche Valve è presente qui alla GDC 2014 di San Francisco, naturalmente per presentare per l'ennesima volta i suoi Steambox, o meglio non proprio i suoi, visto che sono prodotti da svariate aziende. In ogni caso, qui alle mie spalle e in quest'area in generale ci sono diversi Steambox da provare, ma è stata una grande occasione anche per provare il nuovo controller, lo Steam Controller, che ricordiamo sarà incluso in ogni Steambox. Quindi chi compra uno Steambox, a prescindere dalla marca che va a comprare, troverà comunque all'interno un controller, che è questo aggeggino qua che vedete nella mia mano. Ve lo descrivo molto brevemente: è costituito da 8 pulsanti frontali, pulsante AXYB, configurazione analoga a quella di un controller Xbox 360, Xbox One se vogliamo. Poi abbiamo un curioso D-pad, anch'esso costituito da pulsanti, lo vedete. Eccolo qua, costituito da pulsanti piuttosto che dal classico pad a croce. Abbiamo un tasto play, un tasto stop e un tasto Steam, il quale apre le funzionalità di Steam nella modalità Big Picture. E poi abbiamo anche i due strumenti che hanno fatto abbastanza discutere, perché parliamo dei touchpad frontali, quelli, i due grandi dischi che vedete qui. Come funzionano questi touchpad frontali? Beh, immaginatevi il touchpad di un qualunque computer portatile raddoppiato e applicato ad un controller. Com'è il feedback? Beh, ti lascia spiazzato. All'inizio è veramente difficile abituarsi. Fortunatamente Valve ha avuto un'ottima idea, perché il controller restituisce un feedback in termini di vibrazione nel momento in cui lo si utilizza sul touchpad, ovvero quando io faccio scorrere il mio dito sento come dei piccoli click, come se ci fosse, come se io passassi le mie dita sopra una superficie ruvida. Questo in qualche modo aiuta a capire che il controller sta reagendo e che quindi stiamo effettivamente interagendo con il sistema di controllo. Funziona abbastanza bene, però c'è sicuramente un problema dietro, che è il problema della sensibilità. Valve ne è al corrente, è stato il primo dubbio che è emerso mentre lo provavo. L'ho chiesto immediatamente ai gentili addetti di Valve che sono presenti qui, ovvero come potrete risolvere questo problema, perché io effettivamente giocando, vedete alle mie spalle sta girando Broken Age è un punta e clicca, io giocando a un punta e clicca ho avuto difficoltà a selezionare le opzioni di dialogo, e se in un punta e clicca si hanno difficoltà di questo tipo, figuratevi in un gioco come per esempio, non lo so, StarCraft 2, dove bisogna essere molto precisi e molto rapidi per selezionare le unità, spostarsi eccetera. Quindi c'è sicuramente un problema che deve essere risolto e Valve ci sta lavorando. Ovviamente Broken Age è un'emulazione di un normale controllo con il mouse, quindi non è stato ottimizzato per lo Steam Controller, ma diciamo era giocabile con i suoi limiti, era giocabile. Va molmolto meglio per esempio su Portal 2, che è un po' paradossale per, se ci pensiamo, perché Portal 2 è un gioco più complesso rispetto a Broken Age in termini di controllo, però il fatto che si possa regolare la sensibilità già nel menu delle opzioni rende le cose molto più facili. Ultima cosa molto interessante, beh, abbiamo due grilletti posteriori e anche i tasti spalla che sono uniti, e anche abbiamo questo tasto che praticamente si trova sull'impugnatura e che praticamente un po' ricorda il sistema per cambiare le marce sui volanti delle auto da corsa. Probabilmente verrà utilizzato anche per questo scopo. Al momento qui nelle demo che c'erano qui presenti alla GDC non erano assolutamente utilizzati, però sicuramente avranno delle applicazioni. Ricarica collegamento via cavo USB, che qui però è stato praticamente incollato all'interno del controller affinché i visitatori non se lo portino via. Diciamo, c'è qualche dubbio ancora, ci sarà tempo per risolverlo. Chissà se Valve continuerà sulla sua strada e continuerà sull'idea di utilizzare due touchpad frontali, o se cambierà completamente idea e finirà per infilarci dentro due stick analogici standard, oppure se troverà una soluzione intermedia, una soluzione personalizzabile. Naturalmente questo è ancora un prototipo, c'è tempo, vedremo, quindi un tiepido ottimismo per il momento. Anche per questo servizio dedicato allo Steam Controller è tutto, come sempre ci vediamo alla prossima.